E finalmente primavera, qua fa ancora freddino, direi, però è il momento ideale per parlare di semine. Come forse già sapete, sto cercando di fare dei video mese per mese dove vi metto un elenco di cose da seminare, che siano verdure per l'orto o fiori, e cerco di ricordarvelo man mano che lo faccio anche io. Però in effetti mi è venuto in mente che potrei anche darvi qualche consiglio sulla semina stessa. Qualche trucchetto semplice se siete alle prime armi e non sapete bene da dove partire. Quindi oggi vediamo 5 consigli per coltivare da seme. Il primo consiglio riguarda il terriccio. Terriccio comprato o compost che sia, vi consiglierei un terriccio a grana fine e non troppo ricco. Senza torba, ho fatto un video dove spiego perché senza torba è meglio e lo trovate nella descrizione del video qui sopra e nei commenti. In commercio il terriccio per sementi è generalmente molto sabbioso, questo perché 1. A volte si hanno semi molto fini e se ci fossero pezzettoni di compost sarebbe difficile per il seme sviluppare le radici senza trovare ostacoli. 2. Perché in realtà i semi non hanno bisogno di terreno molto ricco. Il seme in sé ha questa straordinaria capacità di racchiudere sia l'embrione della pianta che crescerà, sia il nutrimento essenziale necessario per la germinazione. Se usate compost autoprodotto, magari setacciatelo prima per togliere i pezzi più grossi e se volete potete aggiungere vermiculite, un materiale roccioso inerte giusto per aumentare la capacità di drenaggio e assorbimento dell'acqua. Consiglio numero 2. Dicevo prima che alcuni semi sono piccolissimi, quindi è più facile crescerli in terriccio fine, ma ci sono anche semi grossi, tipo quelli dei fagioli, delle zucche, delle zucchine, dei girasoli. Allora, una regola che vale in modo abbastanza generale è: più il seme è fine, più lo lascio in superficie, più il seme è ciccio e più lo posso mettere in profondità. Si tratta sempre di qualche centimetro e non metri di profondità. Comunque, sarà una cosa stupida, ma io da piccola non riuscivo mai a crescere i fiori da seme perché nessuno mi aveva spiegato che per farli germogliare bastava sotterrarli, ma proprio con un pizzico di terra. Io invece andavo giù a metterli 5 centimetri sul fondo della terra e quelli non germinavano mai. Invece bastava sparpagliarli sulla superficie, coprirli magari proprio con un pizzico di terriccio, ma neanche, e quelli sarebbero germogliati. Ballo a sapere, ecco, ora lo sapete. Terzo consiglio, parliamo dell'acqua, che è un elemento fondamentale per risvegliare il seme e farlo germogliare. Se dovete mettere dei semi fini fini in superficie, non potete andare a bagnare poi con un getto d'acqua troppo forte che ve li spazza via e ve li sposta tutti in un angolo e fa disastri, giusto? Allora, io cerco di fare in due modi quando semino. Cerco di inumidire il terriccio prima di seminare in modo che non sia del tutto secco, quindi preparo i miei vasetti e li spruzzo con dell'acqua in bottiglietta spray. Oppure li appoggio su un vassoio in cui avrò messo 2 o 3 dita d'acqua per qualche minuto. Vedrete che l'acqua verrà presto assorbita dai buchi inferiori dei vasetti e sarà tutto pronto per la semina. Tra l'altro, questo metodo va anche bene per annaffiare successivamente le piccole piantine, in modo da innaffiarle da sotto, come se fosse un sottovaso e non direttamente da sopra. In alternativa, per innaffiarle da sopra mi aiuto con una bottiglietta che va goccia a goccia e cerco di non colpire mai direttamente il germoglio. Consiglio numero 4. Per alcuni semi, in genere quelli più grossi con lo strato esterno coriaceo, tipo i piselli odorosi, la Cobra scadens o anche l'armeria, è consigliato metterli in acqua per alcune ore prima della semina, in modo da ammorbidirli e favorire la germinazione. Però occhio, ho notato questa cosa totalmente personale su quello che riguarda tutte le fabace, ovvero i piselli, i fagioli, i piselli odorosi, eccetera, non amano il terriccio troppo bagnato. Quindi, una volta che li avete messi nel vasetto, non bagnateli troppo, non annaffiateli continuamente perché tendono a marcire e non germinare affatto. Quinto e ultimo consiglio, la temperatura. Dunque, ci sono due cose di cui il seme ha bisogno per risvegliarsi e iniziare a germogliare:
L'acqua essenziale, ma anche un ambiente caldo tiepido, dipende dalla pianta. Per le solanacee, cioè la famiglia dei pomodori, peperoncini, peperoni, melanzane, il sole ce l'hanno nel nome. Hanno bisogno di un ambiente con minimo 20-25 gradi per germogliare. Ecco perché molti di noi iniziano la semina di questi in casa. Per la maggior parte dei semi comunque una temperatura sopra i 15 gradi aiuta molto e infatti anche quando utilizzate il terriccio compost è meglio che non sia ghiacciato. Se lo tenete fuori e fa ancora freddissimo fuori è meglio portarlo in casa o comunque in un ambiente riparato in modo che si intiepidisca prima di metterci i semi dentro. Ma occhio, ci sono anche dei semi che preferiscono un periodo di freddo prima di poter germogliare, tipo l'aquilegia, la verbena, la rudbeckia. È consigliabile metterle in frigo per un certo periodo per imitare le condizioni climatiche esterne dell'inverno e per simulare in seguito la germogliazione. Dunque per oggi è tutto, fatemi sapere se conoscevate questi trucchetti o se magari avete altri consigli da condividere. Ciao e alla prossima!